la carta di Pellegrini, che in pratica segna delle macro divisioni dialettali. Ritorniamo a un problema teorico, cioè è evidente che l'Italia è un paese estremamente frammentato, la Calabria è un paese frammentato e ancora più frammentato di altre zone. Allora le macro divisioni riguardano delle zone accomunate da fenomeni estremamente generali. Quello che è interessante in Calabria è l'individuazione all'interno di tutti i problemi che sono interessanti, perché nessuno è privo di significato, è la presenza di quella che uno studioso che si chiama Lausberg definisce zona arcaica calabro-lucana. 1939. Che dice due cose: da un lato che i confini geopolitici hanno spesso poco significato, se non quando corrispondono ad altri tipi di confini, perché geopolitici, la parola geo spesso è meno importante rispetto di politico, sono delle partizioni che hanno una storia a sé. Le lingue e i popoli, soprattutto in passato, ma direi che con il crollo del viadotto Italia anche al giorno d'oggi, spesso si fermano davanti ai burroni, davanti alle frane, davanti ai crolli. Quindi il Collino, che è un monte piuttosto importante che divide la Calabria, che è molto stretta, non è facile da valicare. Noi dopo il terremoto siamo stati sull'altro versante, la zona in cui era stato mandato Levi al confino Aliano, Alianello, San Chirico Raparo, Sant'Arcangelo, sono dei posti che già negli anni Ottanta erano la fine del mondo, erano paesi che finivano nel nulla, proprio poi c'era un dirupo e non c'era più nulla. Per cui immaginatevi, spostatevi indietro 30, 40, 50, 100, 1000 anni, il Pollino che cosa poteva essere. Allora, parlando di questa particolarità della Calabria, del fatto che il nord è cosa ancora altra e va più con la Lucania che non con il resto della Calabria, per cui il resto della Calabria va in quella macro divisione che si chiama dialetti meridionali estremi, un sistema calabro-sicuro. Che cosa significano le zone isolate? Cioè, indipendentemente dalla zona Lausberg, perché le zone più arcaiche sono interessanti? Perché dove si ferma il progresso per noi linguisti c'è invece una grande fonte di informazione? Una chicchia prima dei Longobardi: l'elevazione sociale più alto che possa dare i Longobardi al dialetto calabrese è il concetto gualano, che è una parola longobarda da Waldman. Allora, i bolari erano per i calabresi il limite in alto di quello che era il longobardo. E invece le parole più in alto erano greco-latine, o poi diventano anche francesi. Ho calcolato, ci sono poco più di 40 casi, però la maggior parte sono verso il Pollino, insomma. Stufuni, non sanno cos'è, insomma, Pollino sanno stesso. E ci sono queste 49 parole, di cui una ventina sono proprio sul Pollino. Gaffio arriva fin qua, però in competizione già con Vignano, che è calabrese, che Vignano è del latino Vignano, insomma. Allora c'è molta competizione, è un termine di piccola proprietà, perché sono le piccole proprietà in comune. Allora là ci può essere qualcosa conteso tra la Lombardia e bizantini, che si sentivano in quel momento molto molto romani, insomma, no? E per loro era la difesa della romanità. Poi si danno i titoli di veri romani, i bizantini, dopo, perché difendono quello che loro considerano la vera romanità, da sti barbari che scendono, insomma. L'altra data importante, ho detto, sono i normanni che riorganizzano tutto. Il latifondo per i bizantini diventa il feudo per i normanni, e l'altra data molto molto importante, e questo spiega tutte le frazioni possibili, le frammentazioni, è 1269, spero che non mi venga contestata questa data, perché è preciso, in cui Corradino perde una battaglia,
nipote del grande imperatore Federico, ed un papa, qua c'è l'interferenza anche della Chiesa, dove fare, il papa autorizza l'uccisione di un principe. Normalmente, come nel caso di Riccardo d'Inghilterra, si pesava il principe e si tassava il popolo per dare il peso di oro a chi aveva in mano il principe. Allora, se Riccardo pesava 80 kg, gli inglesi agli arabi hanno regalato 80 kg di oro. Allora, nel caso di Corradino, che forse era un po' più vingherlino, 70 kg, i siciliani calabresi avrebbero dovuto dare un 70 kg di oro. Invece un papa dice: si può ammazzare. È la prima volta nella storia, credo, che un principe che valeva soldi contanti, veniva ammazzato la prima volta. E questa è stata la fine del sud, se vogliamo, è la fine dell'impero di Federico, che non si continua nel suo figlio, ma si continua nel figlio del figlio. Se qualcuno lo può contestare, mi spiegare. La zona arcaica è interessante. La zona arcaica, perché il nord della Calabria sembra, sulle vecchie carte, isolata. Alcune delle vecchie divisioni, dovute anche a Gerard Wolfs, sono basate su fattori puramente etnici, no? Lui dice: i calabresi settentrionali sono fatti in modo diverso dai calabresi meridionali, allora ci deve essere un nord che è la Calabria romana e un sud che è la Calabria greca. Ma questo è già artificioso nelle geografie di Strabone, nel primo secolo avanti Cristo, perché è una geografia fatta in funzione del casato di Augusto. Allora dice: i greci sono le poste migliori all'esterno, gli indigeni sono all'interno. Questo, cioè, sappiamo che non può essere vero, non solo per la presa di posizione di Strabone, perché abbiamo anche trovato iscrizioni doriche anche all'interno della Calabria. Se non c'è una Doria all'interno, come mai rimangono le loro iscrizioni? Sono sepolture, altre cose, sono, non ci sono sepolture longobarde, purtroppo, per zio. Se mi trovano qualche nudo mi fa piacere, insomma, si può fare. Vabbè, a parte quello, tutti questi avvenimenti producono sempre maggiore frammentazione. E alla fine, se uno prende le difese delle osservazioni di Battisti Trentino, che aveva la cattedra a Firenze, o di un calabrese come Giovanni Alessio, che scrive quel magnifico libro nel 39 sulla toponomastica calabrese, che il signore non conosce. Non sono rissoso. Io ho letto molti libri nella mia vita e ogni tanto riesco, non so. Sì, parlo di libertà. L'intelligenza deve essere pensata. Sì. No, ma ho avuto un collega una volta che ha contestato queste cose, ho dovuto dire: fammi vedere una sepoltura longobarda, e non me l'ha tirato fuori, sono ancora in attesa. Qualche sepoltura, però sepolture da bizantine a latine a greche si trovano dappertutto in Calabria. Quindi la Calabria, se prendiamo sul serio le critiche fatte da Battisti e fatte da Giovanni Alessio a Rawls, che Rawls rispondeva a loro non in termini scientifici, ma chiamandoli fascisti, che il tedesco chiama fascista l'italiano, mi sembra un'aberrazione. Però è successo, anche negli scritti. Scriptomane. Allora, se prendiamo solo e unicamente fattori fonologici, sintattici, morfologici, lessico-semantici e tutto il resto, la Calabria è fatta in almeno 5 macrogruppi che si dividono in centinaia e centinaia di microgruppi, e qui non esiste un centro, perché l'unico centro per poter esistere per i bizantini era Reggio Calabria. Hanno fatto Reggio Calabria il centro di tutto: la metropolia ecclesiastica, le tasse e tutto il resto, la raccolta della seta. Quando i bizantini hanno perso la Calabria
ai normanni hanno perso, e questo è un fatto, è scritto da un gesuita come il Papa, hanno perso un sesto dell'intero erario dell'impero. Allora, i normanni a quel punto si atteggiano anche gli imperatori bizantini, si vestono da imperatori alla bizantina, col dalmatico, e si mettono l'orbis ferrarum in mano. Allora, quando hai un normanno che fa l'effigie di sé così su una moneta, vuol dire che lui si considera l'erede dell'imperatore di Bisanzio, o cioè il vero imperatore romano. È la dichiarazione. Anche vedere cosa è scolpito su una moneta può essere utile, non solo all'archeologo, ma anche al linguista che ti dice cosa avevi in testa Ruggero I, insomma. Tutti questi momenti ci portano a questa estrema frammentazione, perché anche Reggio Calabria, grazie a tutti i terremoti dell'Ottocento, sono 2-3 terremoti dell'Ottocento, ci sono 2 terremoti alla fine del Novecento e poi c'è il maremoto del 1908, che una volta un austriaco studioso ha detto: ma non ci sono stati maremoti in Europa, per fortuna nostra. Sfortuna loro, dico, è stato registrato da tutte le neostazioni sismiche del mondo, per cui c'è stato. E anche c'è il filmato della luce, quello che diventa l'Eri, che poi diventa la Rai, insomma, c'è un bellissimo filmato di quella là, cioè, pare che piova a tot chilometri di distanza, mentre lassù sta scendendo un diluvio universale. Descritto anche da molti scrittori francesi. Ma la cosa probante di queste cose è che i primi a vedere questo maremoto e dare assistenza non erano gli italiani, non era il governo italiano, era la flotta russa, che stavano facendo manovre nel Mediterraneo. E loro fanno a marcia indietro a tutta velocità, perché vedono un'onda enorme, alto 20 metri, che si stava avvicinando le navi loro. Poi hanno capito, hanno evitato l'onda e hanno visto dove è andata l'onda, cioè è andata a sommergere due città. E allora loro sono venuti dopo l'onda a dare assistenza. Allora la prova di queste cose è già nel... come si chiama? Minuti di bordo? Come si chiama? Diario di bordo. I diari di bordo di tutta la flotta russa. Ogni capitano russo. No, questa cosa vuol dire che Reggio Calabria non parla, c'è stata una sostituzione, ma una sostituzione di popolazione. Muratori dalla Sicilia, muratori dagli altri paesi della Calabria sono andati là a fare una popolazione mista. Lo vedi nei cognomi di Reggio Calabria che cambiano dopo il 1908, cioè hanno un incremento enorme di cognomi siciliani di origine arabo. Allora i Sakà non esistevano in Calabria, esistono dal 1908. Gli Orzì non esistevano prima. Sakà in arabo è l'acquaiolo, perché vende acqua. L'Orzì è l'ortolano, cioè sono tutti nomi di mestieri in arabo, che è coerente per la Sicilia avere tutto questo sostrato arabo, non da Calabria. Allora, sì. Facciamoci questo, vuol dire che Reggio Calabria, 20 km intorno a Reggio Calabria, non è tecnicamente calabrese, ma siciliano orientale. E lo diciamo in genere nel convegno. Quando studiamo siciliano orientale. No, facciamoci degli amici, tra coloro i quali non amano, si disputano le origini mitiche, anche se non vere, del nome del luogo in cui abitano. Rende, ci spieghi Rende, John? E anche posso aggiungere così, se i cittadini di Rende si debbano chiamare rendesi o renditani, o rendatani, non lo so. Sì, allora, rendesi esiste.
esiste dal 1200, ma Rendaci, Rendacini esiste dal 900 qualcosa. Come chiamarci, come volete, insomma. Chiedete a sé. Aquatus, allora il sistema di archi che porta giù l'acqua dalle colline della Gavata, che porta, sì, Arquata Gavata, il sistema che porta giù l'acqua fino a Cosenza, sono i condotti d'acqua, il paese dei, sì, sì, il paese dei condotti d'acqua. Renda? Perché rende non c'entra un fico secco con la rinda. L'avevo portato per chi non l'avevo mai visto, chi era Rinda. Allora sì, se uno, se gli piace leggere l'iscrizione Osche, o questi questa sera, no, c'è un'edizione di Rix dell'ultima edizione di tutta l'iscrizione Osche che ha fatto pochi anni fa, prima di morire. Allora, nell'iscrizione di Capua, noi la chiamiamo la maledizione di Bibbia, che lei maledice una famiglia chiamata Ptomatio. Allora, maledice perché loro hanno fatto dei mali alla famiglia, e quando lei muore, lei sulla sua tomba mette 12 versi di una maledizione terribile alla famiglia che ha fatto male alla sua proposta di carne, e in cui lei fa appello a vendicarsi tutte le figlie di Cerere. È la prima figlia di Cerere a Rindica, cioè a Rinda, e seguono i nomi delle altre figlie. C'è una figlia come Ansia, cioè Cerere, chi è Cerere? Cerere è la divinità, come Persefone, del sottosuolo, no? Il mondo indoeuropeo, cioè il sotto, il medio e l'alto, l'aquila è più alto, noi siamo in mezzo, i fiumi e i pesci, i rettili sono più in basso. Allora sono le divinità, le ninfe dei fiumi. Arinta è appropriato come Anxia da Angitola, Arinta va benissimo per il Crati. Però, ma non per un paese sopra la collina vicino, insomma. C'è una ninfa acquatica associata alla morte. Che senso ha prendere sopra la collina? Volevo chiedere io una cosa. Sì. Il padre Fedele Forte, nel suo rende nella sua cronistoria, chi? Padre Fedele Forte, è colui che... C'è il nostro doccio di rende che ha scritto una monografia... Sì. No. Rende nella sua cronistoria il titolo. E c'è un riferimento alla... Scusi, che date era a lui? Allora, fate vedere. Anni 70. Poi rispondo con roba del 500. Anni 70. Sì. Allora, lui nel suo libro fa risalire la data di nascita di Rende al 520 avanti Cristo. Mi sorprende molto. Prima ancora, qualche anno, qualche decennio prima, sì. E gli enotri che erano venuti sulle coste vicino a Salvo Lucido avevano fatto altri insediamenti. E questo, se, almeno lui questo ci racconta, e questi insediamenti, uno di questi insediamenti lo chiama Acherundia, dalla lingua osca, cioè Ac il fiume. A Rondia, la casa dei porti. No, non faccio l'investita così, ma sta citando proprio. Chiedo come sto citando solamente. Sì. E quindi la chiamava anche Rondia. Sì. Appunto vicino, la casa dei porti vicino al fiume. Questa è una posizione che poi dopo, nel 520, si sposta nell'Odierno Mangiano e nasce
Arinda, Arundia, da cui lui pensa possa nascere Arinda, ecco perché il nome. Lasciamo stare nei vari diciamo, scritti c'è Renta, c'è Rendi, c'è Renni, ci sono tanti altri nomi, però lui come ricostruzione storica, almeno così ci racconta, lui da appunto la data del 520 avanti Cristo, e in quel momento si doveva chiamare Arundia perché era la rimanenza di Acherundia, cioè non c'era più il fiume, quindi ha cacciato Ac ed è rimasta la Arundia. Questo è quello che ci racconta. Ma lui intendeva parole A. Sarà la base indoeuropea, il ricordo di pagina 3. Sì, è acqua. Quella leggenda è un'altra cosa. Sì, ma è acqua. Ne parleremo dopo. Vabbè, il ricordo di pagina 3. Vabbè, ho capito cosa. Ma lei diciamo che questa diciamo la data più o meno che secondo lei potrebbe essere la nascita di Renda, Rundia, Rinda, ma 520 è difficilissimo perché ci sono ancora i doni che stanno combattendo con i prezzi. Nessuno ha il sopravvento sull'altro, allora non so come si arriva a una data del genere. Il nome rende o arinta dalla lingua oscara, quindi non ha nessun senso nella lingua italica così. La prima citazione che io conosco è Stefano Bizantino che cita Erodiano. Allora, se uno del 600 dopo Cristo cita uno del 200 dopo Cristo, non so come si può fare, cioè, non conosco da citazione prima di questo, come uno può arrivare a 500 avanti Cristo. Lo posso fare con questa iscrizione qua, ma non c'è nulla di queste che dà vita a questa cosa qui. Se lui aveva delle iscrizioni nascoste in casa, che non lo so, non lo conosco. Questo non è un glottologo, non è solo uno storico. La glottologia è studiata con una ricerca di. Sì, no, ho capito, non sto. No, mi sto prendendo. Lui cita una situazione. Questo. Allora partiamo di questo, un I non può diventare E, una NT può diventare ND solo nell'epoca moderna, non lo può diventare nel 100 dopo Cristo o 100 avanti Cristo. Un ND può diventare doppia N come succede nostro, Upsanam in tutte le iscrizioni, Operandam. Allora, fonologicamente la cosa non regge. Allora, Meinecke, quando ha fatto la famosa edizione di Stefano di Bizantino, in quel posto, pagina 113 della sua edizione, credo, cioè a memoria posso anche sbagliare, però siamo là, insomma, ha fatto la nota da qualche parte. Lui scrive, c'è un documento che parla di Arante, un documento che parla di Arinde e un documento che parla di Arinde. Dico, qual è il vero nome di cui stai parlando? Io non lo so, noi abbiamo solo tre documenti bizantini addirittura dopo il 600 per dirci questo, perché non c'è nessuna documentazione avanti Cristo che conosco. Non c'è riferimento a nessuna iscrizione che io conosco. I romani non fanno riferimento, i dori non fanno nessun riferimento se non Erodiano che scrive dopo Cristo, non prima di Cristo, e questa è la mia perplessità. Allora non so come si può arrivare a queste date così, io arrivo con il linguista e il glottologo porta avanti una ricostruzione fatto in termini linguistici uno alla volta. Le somme sono algebriche, queste ricostruzioni devono avere accanto a loro documenti, se non ho documenti scrivo due asterischi davanti e dico forse lascio agli altri la discussione. E cosenza quando dovrebbe essere stata fondata in base ai documenti? Quale? Cioè,
Cossa esiste già nel 201 avanti Cristo. Ma i superstiti di Sippari risalirono la valle del Frate. Io non ero presente, non ho una versione. Non ho fatto la sentita spiritica. Non so, vabbè. Chi lo dice? Queste sono le cose scritte da Bario nel 1500 dopo Cristo. Le conosco anch'io. Ma sono come Andreotti. No, vabbè. Sì, sono leggendo. Allora, Andreotti che da due righe di Livio fa tre pagine. Anche qualsiasi ragazzo del liceo può andare lì. Risalirono la valle del Frate e allora la pure navigata. Allora, un minuto. Un minuto. Ordine. Allora, mi sembra onesto fare una precisazione. Fermo restando che le opinioni di ognuno o le letture di ognuno hanno lo stesso grado di nobiltà. Allora, se voi chiedete a un medico se alcune pratiche magiche possono funzionare, il medico che fa il medico, quello sa, onestamente deve dire, io quello che dico lo dico sulla scorta di un protocollo che è accettato internazionalmente. Il protocollo che uso è stabilito nel 1790. Allora, detto questo, quello che possiamo dirvi è che noi lavoriamo così. Non siamo degli storici, non siamo degli archeologi, i linguisti più seri, quando non sanno, vanno a chiedere a tutti coloro i quali fanno lavori simili che possono completare il loro. Il limite nostro, e mi sembra serio dirlo, sono le fonti. Se non c'è nulla di scritto, capite bene che ogni opinione vale un'altra opinione. Questo è io non posso accettare uno che scrive nel 1500 dopo Cristo, anch'io c'è una copia di Bario in caso, che mi dice questo, senza citare documenti, parlando di autori senza avere edizione critiche di quegli autori sotto mano. Allora, quando parlo di Stefano Bizantino, ho l'edizione critica di Meinecke alla fine dell'Ottocento, sotto mano, sulla mia scrivania. E lo guardo. Cosa scrive in tedesco Meinecke a proposito di questa cosa? E Meinecke dice questo. Dico, va bene, dice che ci sono tre letture. Va bene, sono tre letture, io non posso andare a capo. Non faccio filologia del testo. Chiedo a un filologo. Cosa pensi dei documenti bizantini che riguardano Stefano Bizantino che riporta Ecateo e riporta anche Erodiano? Devo chiedere, non posso leggere gente come Andreotti e Bario e dire questa è la sacrosanta verità. Quindi le tre fonti di Rende, cioè questo sappiamo e questo vi diciamo. Il problema, come riconosce anche Rawls, cioè non può derivare dalla comune parola bizantina renta, che vuol dire difficile, perché che in quell'epoca enti fosse diventare enti non è possibile, è una parola comune del greco che vuol dire, spero, nel 500 come lo traducono, campus ubi decurrunt equi, una specie di recinto per vedere i punti buoni, i punti cattivi dei cavalli per comprare benzina. Allora, questo semanticamente andrebbe molto bene, la fiera degli equini andrebbe bene con questo concetto, ma nessuno linguista mi può dire che NT diventa ND nel 500 dopo Cristo. Nel 1500 dopo Cristo sì. Dall'altra parte, Renda esiste in tardo greco, però è un mantello, non è neanche la parola normale per un mantello, è una parola rara per un mantello molto nobile, imperiale, color nero e roba da imperatore, insomma, che poi diventa in siciliano orientale
è il calabrese fino all'ultimo paese della Calabria che conosce Rendello. Rendello è forse Marcellinara. Allora, la parola esiste tra l'Eolia, Messina e Marcellinara, ma non esiste qui. Allora, cioè, altrimenti dovrei dire che rende un arabismo, perché rinda che troviamo in questi dialetti, che non sono i dialetti di qua, è un arabismo con cui si intende una stoffa, è la dita dell'arabo, che diventa la redda, che diventa renda. E questa parola la posso anche dire negli autori bizantini dove si trova, per cominciare a fare la lista, perché no. Diversamente da altri ho la documentazione sotto mano, no? In genere, no? Sì, vabbè. Renda esiste, è un arabismo accettato dai bizantini tra 880 e 900, perché lo trovi nel lexicon civili e poi lo trovi in varie vite dei santi. Quando il santo si mette, porta qualcosa, una stoffa al vescovo, eccetera, i monaci vanno a comprare qualcosa di decente per il vescovo, un dalmatico fatto di stoffa particolare, di nero, eccetera. Renda non può essere, siamo nell'alto mare, vorrei. Cioè, una delle ipotesi di Rawls era tipo. C'è honte, in antico francese, ma questo ci pone un'origine un 1100, molto recente insomma rispetto alle poche cose che conosciamo. Che vuol dire le reddite, cioè le proprietà agricole dei cosentini o di qualcuno. Questo è una possibilità dall'antico francese, ma vuol dire che il nome, ma infatti il nome lo troviamo per la prima volta in modo chiaro, trovo in un documento di 1033, atti di vendita, uno dei testimoni è uno di rende, allora è rendakis in greco, si scrive il suo nome in greco su un documento. L'altro è un documento dopo i Normanni di 1106, c'è uno di Rende che è diventato gran giudice. Evidentemente era un gran giudice nel periodo bizantino, conoscendo le leggi di Giustiniano, allora i Normanni lo accettano come giudice. Michael Turento, ton Rendo nel plurale, Michele delle Rende. Che sarebbe il paese. Questo è il paese e tornerebbe con l'origine antico francese. Però siamo in questo periodo, questo Michele firma documenti come gran giudice tra 1033 e finisce nel 1140 più o meno, la sua firma sui documenti. E uno delle firme anche. È strano per un giudice bizantino di Rende, perché sa anche scrivere latino, è un bilingue, cioè che è molto raro per un giudice, doveva conoscere solo formulari greci come quelli di Rossano, per esempio, conoscono tutti i formulari, poi sono obbligati a scrivere latino con le lettere greche, cioè i placidi di Rossano sono famosi perché latino scritto con le lettere greche, e invece lui scrive signum crocis, poi l'abbreviazione per proprie, manus mei Michaelis di renda, mentre in greco si firma il plurale, Michele delle rende, quando si sottoscrive in latino, si sottoscrive come Michaelis de renda. È molto strano, un giudice che sa sottoscrivere e fare un atto sia in latino che in greco, vuol dire che cultura è da vendere. Questa è la prima documentazione seria che ho dell'esistenza di Rende, un paese che si chiama Rende, che produce anche nobili e produce giudici imperiali che poi diventano i giudici nobili. Posso fare una sintesi di chiusura, così se qualcuno poi vuole fare domande, magari ha qualche curiosità. La sintesi potrebbe essere quella proposta nella città in cui viviamo noi per Alarico. La storia è una cosa, la leggenda è un'altra. Allora,
perché non possiamo convivere tutti nella stessa stanza e dire che le leggende riportate sui nomi dei luoghi e le storie dei luoghi vanno benissimo, possono portare il turismo, possono essere fonte di divertimento e di identità. Poi c'è la storia, che è altrettanto dignitosa, altrettanto seria. Io direi che l'unica cosa importante è che chiunque abbia una visione precisa di che cos'è l'una e di che cos'è l'altra, solo in questo modo possono stare insieme. Sì, io non ho nessuna lite con il fatto di Alarico come Disneylandia, sono un personaggio, ma se ne parli in pubblico parlando con l'americano, lo presenti come se fosse Alberico col suo drago Fafa dei Nibelunghi, allora, cioè era un cristiano, era un eretico, ma era un cristiano, aveva con sé due vescovi e aveva una ventina almeno di monaci, dicono. Allora, la storia di Giordanes non può essere di Giordanes per il fatto che è scritto in un latino così cattivo che non poteva essere scritto da un allievo di Cassiodoro, che scrive un latino squisitissimo, scrive buon latino, allora non poteva avere allievi, cioè evidentemente qualche frate che usa il nome del gran vescovo di Crotone, allievo di Cassiodoro, cioè un allievo di Cassiodoro non poteva scrivere il latino in quel modo là, cioè come un ragazzo, cioè ai miei tempi un ragazzo di 16 anni scriveva meglio il latino, insomma, ai miei tempi. No, è importante dirlo che anche essendo cristiano, anche se era ariano, ci credeva e doveva essere sepolto in una chiesa vicino alla tomba di un martire. Pensateci un po'. Dove c'è la chiesa in mezzo al fiume? Non c'è. Allora, va bene, create la leggenda che volete, anche Arica. Arica è bellissimo perché è effettivamente una ninfa acquatica della morte. Come Ansia che dà il suo nome all'Egitto, ma fate quello che volete del nome, no? Se fate un Disneylandia come Parigi, fate i soldi lo stesso, cioè usate i nomi che volete, solo non dovete presentarvi davanti a fotologi e storici dicendo che questa è la storia, questo è il mio punto di vista. Noi studiamo documenti, studiamo lingue. Allora, poche cose possono facilmente convivere, ma non mi portate la leggenda di Alarico o la leggenda di Arinte davanti a me nell'esame dell'università, insomma, perché qualche uno verrà bocciato sicuramente. Qualche domanda? Sì, c'è una domanda. Ascoltandola, mi è venuta in mente due ipotesi sul Rende. Allora, a Rende ci sono stati due fatti economici molto importanti. Una enorme fiera del bestiame che è stata fino alla fine degli anni 60, penso. Sì, no? Sì. Allora, ci sono delle fotografie e qui abbiamo uno che ha centinaia di migliaia di fotografie. C'è una sua fotografia che ritrae questo bestiame che copre il sottovalle per intero. Quindi è una fiera del bestiame immensa, immensa. Primo. Secondo, per quanto riguarda i contatti con alti livelli di nobiltà, tra Rende e gli alti livelli di nobiltà, un'altra cosa erano le filande di Rende, che producevano stoffe sopraffine e venivano vendute alle case reali in tutta Europa. Questo è il secondo fatto. Se le può essere utile. Sì. Il primo si collegava alla fiera della Nozza. La fiera degli equini del bestiame mi va benissimo. Potrebbe in qualche modo a fare un accenno alla possibilità di renta. Nell'altro caso, cioè l'industria della seta è introdotto dai bizantini di Calabria, cioè è una cosa abbastanza antica, perché se uno fa una mappa come noi abbiamo fatto, in base alla produzione di gelso, l'altro è necessario,
gelso e seta, lo puoi mappare in base all'informazione contenuta nel Brevio di Reggio Calabria per l'anno 1000, perché quello esiste, c'è una bellissima edizione dei francesi, Ghiu, che non gli hanno mai dato loro valore, come si causa, ci meriterebbe. Henri Ghiu, che ha fatto una bellissima edizione del documento della metropolia di tutta la Calabria, tutte le tasse da pagare, tutto quanto. Fai la mappa di quello e vedi un territorio selvicoltura in tutto, dappertutto. Cioè, evidentemente la Calabria produceva la seta per l'intero. E questo anche è una cosa importante, perché quando i normanni prendono la Calabria, prendono anche il gelso e la seta. E questo lo rubano ai bizantini. Allora, per quello che dicevamo tutti, Bulgarella e gli altri hanno fatto un calcolo su questo, è un certo dell'erario che sparisce e i normanni incamerano tutti questi soldi. E questo è molto importante per i politici, avere a disposizione tutto questo soldi per poter anche fare guerre, amministrare, fare quello che vuoi, insomma, no? È molto molto importante, no, sono due punti molto interessanti questo, perché però non vedo un'uscita rispetto alle due possibilità, quello è il problema. Però l'unica cosa che dicevo è che non ha nulla a che fare con la linfa del di Cerere, essenzialmente la linfa della morte. Il signore vuole professore, intanto il sindaco non abbiamo soddisfatto la curiosità di sapere da dove deriva il termine rente. Su questo io avrei da dire una cosa: non sempre e non necessariamente i nomi devono avere un'etimologia, spesso nascono e sono espressioni di luogo. Ma non è questa la domanda che volevo porre, la domanda è un'altra. Siccome si sta parlando spesso di periodo bizantino, quello che le volevo chiedere è questo: il ruolo dei basiliani, questo ordine monastico che si è estinto da circa 500 anni e che vengono dal vicino Oriente e che sono fonte, trasportano tutta quella che è la cultura, tutto ciò che sappiamo dell'antichità, forse è merito loro. La domanda è: qual è stato il ruolo nella lingua calabrese? Considerando una cosa che, come lei aveva accennato, o se io ho ben capito, fondamentalmente in Calabria ci sono due lingue, quella regina che è sicula e il resto che è nostro. Ora, considerando che la stragrande maggioranza dei conventi brasiliani hanno avuto una locazione nell'area di Catanzaro in parte Cosenza, ne è rimasto uno solo dalle nostre parti, che è la Cotormosa. E tutto il Pollino però, il Mercurio. Sì. Parliamo dei brasiliani. Sì. La domanda è: qual è stato il ruolo appunto della lingua da parte di questo ordine monastico? Grazie. Sì, è importantissimo. Grazie. Posso rispondere? Sì. Il ruolo dei bizantini nella religione, conoscenze botaniche e medicina è stato fondamentale fino a Francesco di Paola. Al convegno di Perugia su Francesca, non sui convegni locali, ho presentato un lavoro che è stato pubblicato quest'anno. Non solo lui aveva la scapola non di un benedettino o di un frate occidentale, portava quello come un basiliano e lo portò fino a Tours con sé, lo stesso saio. Il suo saio non è un saio da frate occidentale, ma di frate orientale. È una cosa. Poi dimostra una conoscenza di piante e di commercio di piante, non era un ignorante come viene detto. A parte il fatto che ha tre lettere ufficialmente riconosciute, la quarta non la riconosco, la ritengo un falso, vabbè. Comprato malamente dai frati a Costantinopoli, meglio non comprare dai turchi. Vabbè, non parlo di imbroglio mentale, ma
è scritto che in un toscano la gente la lettera al principe San Severino è il normale toscano del 400, cioè vuol dire un uomo che legge e conosce un po' di greco, perché qualche volta usa latinamente la terminologia greca. E, parlando di questo, l'influenza è forte al di là, anche l'altro fatto del 1200, il secondo, chi è il secondo? Piero primo, il figlio non è Leggero secondo, Leggero secondo è il terzo, no? Il secondo, no? Nomina il vescovo di Bova, perché loro permettono il rito greco lungo lo Ionio, però latinizzano tutto il terreno, perché Ruggero ha perso il nipote, deve fare vendetta totale sul terreno. San Gianluca è un prodotto del seminario di Cosenza, prima del 1200. Ed è interessante perché sa parlare e scrivere in greco. Allora anche a Cosenza c'è questo contatto col mondo orientale, cioè non è una cosa di solo Regina, perché anche San Gianluca, nelle lettere che scrive, perché abbiamo una buona edizione di Grotta Ferrata, delle omelie e delle lettere, lui parla di miei fedeli latini, i miei fedeli greci, e parla con altri due. Vuol dire che è un uomo di due culture, di due lingue. Francesco di Paola, fino due secoli dopo, ha una conoscenza di commercio in Oriente, va a comprare l'Acorus. Allora il commercio dell'Acorus, in Europa c'è la pseudo-Acorus, ma non l'Acorus. Per avere la polvere di Acoro tu dovevi avere almeno rapporti o con mercanti greci o mercanti bizantini o mercanti veneziani. Allora se ha questi contatti non è il poveretto taumaturgo eccetera eccetera, è un uomo anche colto che capisce i problemi di medicina e capisce che, per esempio, che mangiare fragole o cacumeri eccetera, se ne dai 2 chili di questo hanno un forte effetto diuretico e riduce la pressione di un uomo. Allora uno ha una crisi di pressione arteriosa, cosa gli fa? Gli fa mangiare queste cose. Allora capisce quali sono le piante che portano giù la pressione, cioè ha dei concetti di medicina questo uomo, è qualcosa di più di quello che si crede questo uomo. Cioè, perché taumaturgo va bene, ma un taumaturgo ignorante non poteva andare a far confessione in Francia e salvare la Chiesa dallo scisma gallicano. Salva la Chiesa, salva il papà. Lì è stato un motivo politico. Scusa? Lì è stato un motivo politico. Va bene, va bene. Ah, sì, no, c'è un'altra cosa, le parole di origine bizantine sono enormi, sono più di quelli che... Rolls, io aggiungo a Rolls, arrivi a una trentina di parole più o meno dell'origine dorica, cioè greco periferico antico, però sono centinaia le parole di origine bizantine, cioè il medio greco è molto forte nel lessico e porta con sé una serie di turchismi e di slavismi che il calabrese non dovrebbe avere. E non sto parlando di Scepo, sto parlando di altre cose, Zagurto, eccetera, che arriva fino in Sicilia, ma deve essere un greco bizantino che lo porta, perché solo lui aveva accesso ai turchi. Scusi. A Venere, qui, durante la guerra, prima del 1600, c'era un quadro, la Madonna del Drago, che era al convento, e poi è stato nascosto da alcuni veneteschi quando i tedeschi portavano via le opere d'arte. E questo premio lo davano al paese allora,
maggiore di produzione di grano. Quindi questo quadro, questo di monaci, non so dove l'hanno portato, però non se ne straccia. Poi la vecchia amministrazione, qualche decennio fa, ne comprò un altro, ed era del museo. Però Cerenza era un posto, un paese della Calda del Sud, il più che produceva come produttore di grano, e tutte quelle zone, Santa Chiara, Santa Rosa, di Volpe, Casa Quattromiglia, c'era questa produzione, questo grano, che tanto vecchio, non so che dava questo, 1600 più o meno davano questo peso. Quindi gli indagati non lo so, lo fanno. Produzione di grano è possibile, non ho mai mappato, perché mentre Jersey, seta e vino nella tassazione del 1000 sono calcolati in piedi, cioè una pianta. Il 1600. Sì, ma anche nel testo greco usano la parola perdiopodion. Allora, cioè, per vedere se c'è una a lungo termine una produzione di grano qui intorno, dovresti guardare almeno 500 anni di documentazione, insomma, più o meno come facciamo noi. Dovresti vedere da qui, io non l'ho mappato ancora, perché loro danno campi di grano, non ti dicono piante, cioè non ti dicono una cosa, quantità. La frutta è così comune in Calabria che non viene neanche usata, cioè è scritto è da alcuni campi di frutta. Cioè, dicono tot piedi di vino, di vite, tot piedi di gelso, tot campi di grano, e il resto ci sono vari campi di frutta e di altre cose. Cioè, non interessavano per pagare le tasse. E invece il grano si potrebbe anche fare, secondo me, si potrebbe cominciare a fare, a mappare quanto grano fu prodotto dal 1000 fino al 1500-1600. Per vedere come corrisponde. Questo sarebbe utile da fare. Io ho guardato solo per vino e... lo fanno pure per le olive anche, lo fanno anche pieni di olive. Sì, no, ma però se volete vi presto la copia. No, prestiamo il professor Trump. Sì, volentieri. Nel ringraziare tutti per l'ascolto, per le domande, ma soprattutto John, perché ha lavorato per noi, perché ha provato a fare il cerchio su Rende e quindi ha investito il suo tempo per soddisfare anche la nostra curiosità. Lo vogliamo ringraziare con un omaggio, perché anche lui deve ricordare che la linguistica deve convivere con le leggende. E allora il sindaco adesso farà l'omaggio della cittadinanza. Un omaggio floreale a Marta Maddalo, che è un grazie. Mentre apriamo questo omaggio, io devo dire. Sono personalmente, ma credo che siamo tutti rimasti colpiti da questa bella materia che ci riguarda, e penso davvero di rappresentare il pensiero di tutti quanti, che negli eventi culturali previsti che dobbiamo fare per il settembre del mese, possiamo pensare a una serie di incontri. E proprio con questa bellissima coppia, io direi, cioè, potremmo iniziare incontri a settembre rendese su un tema che poi vedremo, ma mi pare che la storia stuzzichi molto, devo dire. Questo è un fatto sorprendente, no? Rispetto al circuito cosentino, che è molto piccolo, insomma, come dialetto, c'è una linea che congiunge Rende e Montalto, in cui le quattro vocali di fine parola del cosentino, no? I, U, E, A, diventano tre, I, U, A.
Allora non si può dire locale a rendersi, c'è locale. Ma ci siamo assolutamente.